Ciao a tutti, bentornati sul canale, benvenuti in questo nuovo video. Allora, oggi realizzeremo una cosa veramente interessante. Come avete visto nei video precedenti, ho iniziato a stampare in 3D, per cui chiaramente la curiosità è tanta e navigando online in giro mi sono imbattuto nel sito di howtomechatronics.com, che ringrazio, dove ho trovato un progetto interessantissimo. Poi ovviamente vi lascio il link in descrizione del progetto originale per realizzare un gimbal, non so come preferite pronunciarlo, ovvero quel dispositivo che vi permette di mantenere stabile una fotocamera o una action camera con Arduino. Allora, ovviamente prima di procedere alla costruzione dobbiamo chiaramente stampare i vari pezzi che ci servono, e anche di questo vi lascerò i file in descrizione dei vari file STL che potete stampare con la vostra stampante. Ovviamente vi lascerò alcune indicazioni di stampa per non commettere errori. Poi passeremo praticamente alla parte elettronica, ovvero utilizzeremo un Arduino Nano, e poi il cuore di questo progetto è una IMU, ovvero sia un accelerometro e giroscopio, che praticamente muovendo il vostro dispositivo farà muovere dei servomotori per farli rimanere sempre nella posizione piatta. Diciamo, e quindi mantenere il vostro dispositivo sempre preciso. Allora, la premessa è questa: ci vorrà tantissimo tempo perché devo stampare ben 5 file, e praticamente per stampare questi pezzi che servono per costruire quello che dobbiamo montare ci vorrà circa un giorno, per cui ovviamente avvio la stampa, vi mostrerò ovviamente qualche timelapse della stampa e subito dopo procederemo con l'assemblaggio della parte elettronica. Avete visto quanto ci è voluto? No, voi non l'avete visto, per voi è passato nemmeno un minuto, per me ci è voluto quasi un giorno. Però per realizzare tutti questi pezzi, allora, sono relativamente semplici, ma senza alcuni accorgimenti particolari di stampa rischiate di stampare ore e ore e ore buttando tempo e soprattutto materiale, cioè come ho fatto io. Questo pezzo, che praticamente compone il corpo del gimbal, se voi lo stampate inizialmente come l'ho stampato io, ovvero sia in orizzontale, succede che la stampante riempirà completamente il corpo di questo, diciamo, parallelepipedo con il PLA che servirà per supporto alla parete superiore, quindi poi dovreste svuotarlo completamente a mano, per cui ho interrotto la stampa e ho ricominciato facendola in verticale, ovvero la parte superiore, qui dove ci va il servomotore e c'è lo spazio per la IMU e per far passare i fili, l'ho fatta poggiare sul piatto di stampa in modo tale che una volta stampata la parte di sotto ha semplicemente stampato il resto in salita. Ovviamente anche questi due pezzi qui sono stati stampati poggiandoli direttamente sul piatto di stampa, mentre questi due che compongono, diciamo, le braccia mobili del nostro stabilizzatore, che servono per fare questo movimento qui, attenzione a posizionarli in questo modo, cioè devono essere sdraiati in orizzontale sul piatto, non così o non in altri modi, o
peggio così, perché altrimenti si riempirebbe di materiale qui dentro. Detto ciò, visto che abbiamo tutta la parte stampata, che era la cosa più difficile, e visto che ho recuperato i servomotori che ci servono, il nostro Arduino Nano, la IMU e il, lo stabilizzatore, questo serve per ridurre la tensione d'ingresso dai 7 volts che gli daremo con le nostre due batterie da 3,7 volts l'una fino a 5 volt, cioè che è la tensione di Arduino. Ovviamente tramite questa, questo trimmer noi andiamo a dare una tensione in ingresso da questo lato, mentre in uscita tramite il trimmerino e l'aiuto di un tester dobbiamo andare a ridurre fino a 5 volts. Ovviamente vedremo insieme come fare. Procediamo con il montaggio. Ok, quindi possiamo cominciare ad assemblare il tutto, quindi cominciamo a mettere il primo servomotore all'interno della sua scatola. Quindi dobbiamo inserirlo così, in questo modo, e poi dobbiamo prendere le nostre viti che fanno parte del corredo dei servomotori e cercare di inserirle. Non sarà molto semplice come cosa, però procediamo un attimo e vediamo come si fa. Allora, praticamente dopo aver messo le quattro viti all'interno del, diciamo, dei quattro fori del servomotore, tenendoli in posizione, tenendo i bulloni in posizione con una pinza, li andiamo ad avvitare in modo tale da non far muovere il nostro servomotore. Procediamo un attimo. Purtroppo questa posizione è veramente scomoda perché le viti non si vedono molto bene, sono parecchio scomode da raggiungere, però insomma si fa. Ok, passiamo alle due viti dall'altro lato e poi passiamo all'assemblaggio del primo braccio. Ok, questo è praticamente il corpo del nostro gimbal con il servomotore principale qui che farà girare tutto quello che ci sta sopra. Procediamo con il braccio, quello diciamo più lungo. Allora, procediamo nello stesso modo, solo che qui praticamente è più facile perché abbiamo accesso a ai fori delle viti in maniera più semplice, quindi bloccare il servomotore in posizione qui è molto semplice, soprattutto più veloce. Poi dobbiamo fare la stessa cosa sull'altro braccio, sono tre i servomotori. Vi consiglio prima di assicurare i dadi e poi di stringere con un cacciavite in modo tale da non farli scappare via. Magari potete stringere dopo averne messo uno, cioè due, ai due angoli, in modo tale da poter fissare meglio gli altri. Questo è il terzo. Lo assicuriamo. E poi mettiamo l'ultima vite qui e l'ultimo bullone. Ovviamente la precisione dei file di stampa 3D è fondamentale, perché se i buchi sono troppo larghi, troppo stretti o se non vi vengono bene, diciamo, poi non si assicura niente. Quindi questo è il primo braccio, adesso lo andiamo a ad assicurare sul corpo. Allora, praticamente sotto al primo braccio ci dobbiamo mettere questo pezzo qui, che è a corredo sempre con il servomotore, lo blocchiamo sempre con due viti e poi praticamente possiamo agganciare questo braccio sul corpo, sul servomotore praticamente. Una volta che lo abbiamo messo sul servomotore, lo possiamo diciamo avvitare con la sua vite, che è sempre a corredo, quindi praticamente all'interno della testa del servomotore c'è lo spazio per la vite, che quindi si assicura in questo modo e quindi permette questo. Adesso non so se i servomotori sono già
regolati, però diciamo questo è il primo step. Andiamo avanti con l'altro braccio. Allora, procediamo con l'assemblaggio del servomotore sul braccio corto, e quindi facciamo la stessa cosa che abbiamo fatto prima, mettiamo viti e bulloni in modo tale da assicurarlo in posizione. Come abbiamo fatto prima, ne mettiamo due e poi procediamo ad avvitare in modo tale da non perderci nulla. Queste vitarelle sono incredibili, se cadono per terra non le trovate più. Ok, vi consiglio di non stringere troppo, perché per quanto il pezzo stampato in 3D sia solido, comunque è sempre di PLA, che comunque non è così resistente. Se spingete troppo si può piegare, quindi non stringete quanto basta per assicurare in posizione il motore, ma senza esagerare. Ok, una volta che abbiamo bloccato il motore, adesso per accelerare un pochino le fasi di montaggio, ho già messo anche su questo secondo braccio il supporto per il servomotore, e quindi praticamente lo andiamo a bloccare in questo modo qui. Allora, una volta che lo abbiamo inserito qui dentro, anche in questo caso dobbiamo utilizzare la sua vite per bloccarlo. Praticamente noi blocchiamo il braccio che abbiamo appena messo nella giuntura del servomotore, in modo tale da farlo rimanere in posizione e farlo girare solo sul suo asse. Questo è il risultato, vedete? Quindi questo è uno e questo è due. Non ci rimane altro che bloccare il piattino dove si poggia la fotocamera. Quindi anche qui dobbiamo mettere il sostegno per il servomotore. Ok, terminiamo diciamo la parte un pochino più tra virgolette meccanica di questo stabilizzatore, e andiamo a bloccare anche il piatto con la sua vite. Quindi in questo caso, ops, mi è caduto, cerchiamo la vite qui sul tavolo, chissà dove è andata, eccola qui, e andiamo a bloccare l'ultimo pezzo per poi passare ai vari collegamenti su Arduino. Allora, cabliamo la nostra IMU, il nostro accelerometro, diciamo, con questi cavi che andiamo ad infilare nella fessura che è stata creata appositamente qui nel corpo. Praticamente una volta che infiliamo questi cavi qui dentro, il piccolo circuito stampato può essere assicurato qui, non so se riuscite a vedere bene dal video, qui con due viti e ovviamente sempre due dadi. Adesso non vi annoio a farvi vedere come metto le viti e come metto i dadi, e poi passo diciamo al cablaggio su Arduino e ovviamente al test finale. Allora, a questo punto fate passare i fili dei servomotori in questo buchino qui, in modo tale da farli uscire tutti sotto, e ovviamente scriveteci su un pezzetto di nastro carta a quale parte corrisponde, altrimenti poi fate confusione. E come ultima cosa passiamo al collegamento di tutti i fili, diciamo, sul nostro Arduino Nano. Ecco, una volta che escono tutti e tre da qui sotto, possiamo mettere diciamo il pacco batteria qui dentro. Non ve lo faccio in diretta, se no ci mettiamo 3 ore, però praticamente questi due buchi che vedete qui corrispondono ai buchi che abbiamo sul pacco batteria, quindi mettendolo dentro praticamente si va a infilare così e lo andiamo a bloccare con viti e bulloni. Procedo e poi collego il tutto su Arduino. Allora, onde evitare di farvi vedere solo un groviglio di fili e quindi di non farvi capire niente, preferisco parlarvi dei cablaggi sulla scheda Arduino Nano e sulla nostra MPU6050 e sul buck converter
parlando un attimo su questa foto che vedete in sovraimpressione. Allora, praticamente abbiamo tre servomotori MG99SR che divideremo in yaw, roll e pitch. Allora, una volta che avete regolato il buck converter da 7,4 volts fino a 5, cioè praticamente voi attaccate le batterie come vedete in figura nell'ingresso del buck converter, poi nella parte out posizionate un tester e tramite il trimmer che trovate regolate e girate fino ad arrivare a 5 volts. A questo punto possiamo far uscire due fili rosso e nero che serviranno per alimentare i tre motori e portare la tensione su Arduino Nano, cioè praticamente il nero va collegato su GND in alto e il rosso su 5 volts. La stessa tensione ovviamente va portata anche sulla MPU6050, quindi il rosso su VCC e il nero su GND. Poi da Arduino Nano sui pin A4 e A5 partiamo con questi fili verde e giallo, quindi A4 lo colleghiamo sulla MPU su SDA e A5 lo colleghiamo su SCL della MPU. Mentre i tre fili gialli o comunque di qualunque colore vogliate sui servomotori vanno collegati il yaw sul D10, sul pin digitale 10, il roll sul 9 e il pitch sul D8. Poi praticamente l'ultimo filo è praticamente dal D2 andiamo su INT della MPU6050. Se volete potete aggiungere anche un interruttore, ad esempio qui sul filo rosso della batteria, per interrompere, accendere e spegnere il tutto, perché vi assicuro che il tutto è molto stretto all'interno del case. Accendiamo e vediamo se funziona. Ok, quindi arrivati a questo punto abbiamo il nostro gimbal assemblato completamente, dopo avervi spiegato tutto il collegamento, ho preferito farlo sulla foto perché qui dentro è veramente un casino. Andiamo ad accendere e vediamo se funziona. Allora, io ho messo un interruttore qui, per cui se lo accendo, in teoria dovrebbe cominciare. Se lo sposto, ecco, come potete vedere funziona benissimo, quindi si ruota in questo modo. Ok, direi che sicuramente funziona, anche se è molto lontano dall'essere un prodotto professionale, semplicemente per studio, ma funziona sicuramente molto bene. E quindi, ok, se questo lunghissimo video vi è piaciuto e come credo vi sia stato utile, vi chiedo un pollice in su. Ovviamente nella descrizione vi lascerò non solo il sito dal quale ho preso questo progetto, ma vi lascerò anche, diciamo, i vari link per acquistare i pezzi necessari e i file di stampa per, se avete una stampante 3D, per fare la stessa cosa che ho fatto io. Detto ciò, vi saluto, vi ricordo di iscrivervi al canale e noi ci vediamo molto presto nei prossimi giorni. Ciao!